Con la 31esima edizione delle Survivor Series ormai alle porte, mi sembrava doveroso rendere omaggio a uno dei pay-per-view più importanti del palinsesto WWE, stilando la classifica di quelli che, secondo me, sono i 5 momenti più incredibili della storia dell'evento. Fuoco e fiamme, amici, sono il vostro Certified Y e tenetevi pronti a rifilare powerbomb a destra e a manca per la vostra stessa sopravvivenza mentre ci addentriamo in questo video. Numero 5. Bob Backlund sconfigge Bret Hart. 23 novembre 1994, San Antonio, Texas. Sì, la stessa edizione che nel main event ha visto Chuck Norris aiutare Undertaker a ficcare Yokozuna in una bara. No, non è una barzelletta. Bob Backlund, ormai verso fine carriera, ottenne uno speciale submission match che vinse per il titolo WWF contro niente meno che Bret the Hitman Hart, un'icona all'apice della sua carriera. Per farvi un esempio, è come se Goldberg tornasse dopo 12 anni e squasciasse, non so, Brock Lesnar. Cioè, sarebbe davvero... È già successo... Come hanno detto. Backlund si portò a casa il match con la sua chicken wing crossface. Sì, vuol dire ala di pollo. Nonostante sia stata la madre di Bret a sancire la fine dell'incontro e la sconfitta del figlio, gettando un asciugamano sul ring per far terminare la contesa, come prevedeva la particolare stipulazione. Numero 4. Il ritorno di Undertaker nel 2005. L'edizione del 2005 fu la prima a proporre lo scontro tra i due roster per decretare quale fosse il migliore. SmackDown ebbe la meglio grazie al Legend Killer, Randy Orton. Mentre The Viper festeggiava sul ring con atleti del calibro di Funaki, Nunzio, Simon Dean e dei gemelli c***i, sì, l'indimenticabile team composto da Chad e James c***o. Bei tempi. I classici rintocchi del becchino risuonarono nell'arena, dei druidi portarono una bara sulla rampa e un fulmine gli diede fuoco. Sorpresa delle sorprese, Undertaker uscì dalla f***uta bara in fiamme e distrusse il roster blu, nonostante ne facesse parte. Beh, che dire, mi ha dato un'ottima idea sul come presentarmi a casa della mia fidanzata se mai decidesse di tradirmi. Numero 3. Il debutto dello Shield. Sono già passati 5 anni da quando tre cazzutissimi talenti di NXT decisero di distruggere il buon Ryback su un tavolo e consegnare così la vittoria a CM Punk. Il regno del Best in the World raggiunse i 365 giorni quella sera, mentre per i tre era chiaro che quello era l'inizio di una rosea carriera all'interno del main roster. I bei vecchi tempi in cui Roman Reigns era ben voluto anche dal pubblico e non solo dalle malattie virali. Numero 2. Il debutto di Sting. St. Louis, Missouri, 23 novembre 2014. Finalmente l'evento che tutti aspettavano è accaduto. Vi sto parlando ovviamente di Dolph Ziggler che ottiene ciò che si merita rendendosi protagonista in un main event. Ok, scherzi, ma neanche troppo. A parte, lo Stinger fa il suo debutto in WWE, abbattendo Triple H con la sua Death Drop e consegnando allo Show Off e al Team Cena la vittoria. Devo confessarvi una cosa però, nella stessa edizione del pay-per-view, Adam Rose e Justin Gabriel vestito da coniglietto hanno sconfitto gli Slater Gator. È stato molto difficile selezionare uno dei due eventi. Abituatevi al fatto che prima della posizione numero 1 inserirò alcune menzioni degne di nota. E non so perché ve lo stia dicendo, tanto il video lo monto io, quindi faccio un po' quello che mi pare, no? Nel 1990, per esempio, debuttava sugli schermi il personaggio di Kane the Undertaker. Successivamente il nome Kane venne abbandonato e prestato al fratellastro del Deadman. Nell'edizione del 99, invece, Stone Cold stava lottando con alcuni infortuni e per stare lontano dalle scene si prese la decisione di... farlo investire da una f***uta limousine. Come dimenticare poi ciò che è successo l'anno scorso? Goldberg torna sul ring dopo una dozzina d'anni e demolisce Brock Lesnar sconfiggendolo in un minuto e mezzo. Beh, a dir la verità, quest'ultimo match vorrei volentieri rimuoverlo dal mio cervello. Ma bando alle ciance. Numero 1. Lo Screwjob di Montreal. C'erano dubbi? Il fatto probabilmente più iconico della storia del pro wrestling. Bret the Hitman Hart viene derubato della sua cintura da Vince McMahon in persona, che ordinò all'arbitro della contesa, Earl Hebner, di far suonare la campanella nonostante l'allora campione non cedette alla sharpshooter di Shawn Michaels. Il chairman temeva che il canadese potesse abbandonare la sua federazione per approdare in WCW con il titolo ancora in vita, poiché una clausola sul suo contratto gli dava pieno controllo creativo nelle storyline del suo personaggio. Bret era disponibile a perdere la cintura prima di passare nella compagnia rivale, ma non contro Michaels e non davanti al pubblico di casa. Quella diabolica mente di Vinnie Mac decise di cambiare il finale, scrivendone uno segreto che solamente l'arbitro ed HBK conoscevano. Questo costrinse i tre a fuggire al più presto dallo stage. Hebner salì su una macchina che sfrecciò verso l'hotel in cui alloggiava, mentre McMahon, dopo essersi preso uno sputacchione in faccia da The Hitman, venne preso di forza da Undertaker e portato nello spogliatoio per scusarsi con l'ormai ex campione. Scuse che ovviamente vennero accolte da dei sonori ceffoni. Bene amici dei giorni più lieti, questa era la classifica dei 5 fatti più importanti accaduti alle Survivor Series secondo il mio modesto punto di vista. Se pensate che qualcos'altro vada incluso in questa classifica, non esitate e scrivetemelo in un commento. Vi ricordo inoltre che per supportare il mio lavoro potete iscrivervi e lasciarmi un mi piace al video. Dal vostro Certified Y è tutto, alla prossima!